Ciao ciao ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere il contenuto di questo pacchetto. E vi devo proprio far vedere cosa c'è dentro perché per me è stato motivo di gioia. E è stato motivo di gioia anche quando me lo sono, tra le altre cose, guadagnato. Ovvero, guadagnato è una parola grossa, ecco, accaparrato. Questo è il risultato di un giochino che è stato fatto durante una diretta qualche giorno fa, più o meno un paio di settimane fa, su Facebook. Durante, ero al lavoro, tranquilla quel pomeriggio, potevo prendermi una pausa, lavoro anche da sola, quindi ho recuperato dopo quello che non ho fatto durante questa diretta Facebook. A un certo punto mi compare questa notifica dicendo che c'era un negozio, adesso vi faccio vedere, un negozio che stava facendo una diretta Facebook. Il negozio in questione è Perline, Fimo & Company. Non vi voglio far vedere subito, ok? Allora io mi sono collegata, ho seguito la diretta, è stata molto interessante perché naturalmente a parte che era girata dalla proprietaria, molto simpatica, che saluto, ciao cara, e anche da Lisa, di LisArt, e quindi era una cosa già divertente, così piacevole da guardare, insomma, no? In più i prodotti si potevano vedere in modo più dettagliato che non semplicemente in fotografia. E poi c'erano anche tutte le novità. Beh, a un certo punto, durante questa diretta che seguivo con piacere, viene detto che ci sarebbe stato un giochino e che quindi, in seguito a questo giochino, qualcuno si sarebbe potuto accaparrare un premio. E indovinate chi ha vinto? Io, che non vinco quasi mai, però insomma, ci tento quasi sempre e per la prima volta ho vinto. E adesso vi faccio vedere che cosa. Ovvero, che cosa mi ha mandato questo. A seguito di questo gioco, il sito Perline, Fimo e Co. Allora, come potete vedere, innanzitutto è confezionato benissimo ed è veramente carino. Guardate, il tuo premio da Perline, Fimo e Co. Io non l'ho aperto per non rovinare questa bella chiusura, perché volevo farvelo vedere. Quest'altra roba invece, perché sono anche un po' furbona, un po' polpona, ho aggiunto delle cosine che mi servivano, e ho approfittato delle spese di spedizione gratis e quindi ho aggiunto anche delle altre cosine che adesso vi mostro volentieri perché sono anche molto interessanti. Però, e più non mi ha dato anche l'omaggio, ma ci voleva anche l'omaggio, oltre al regalo, ma dai, grazie, perché mi avete mandato l'omaggio? Mi mettete quasi in imbarazzo, eh. E allora vi faccio vedere subito che cos'è che ho vinto, mi sono accaparrata. Allora, mi dispiace, spero di non rompere questo adesivo, la carta poi è tutta carina, con le stelline, i cuoricini, mamma mia, ecco qua, dai, dai che ci sono riuscita. Ok, svuoto così proprio in modo barbarico e dico no dai, non voglio rompere, ecco qua, bene, ce l'ho fatta. E allora partiamo subito. Un bellissimo filo di cipollotti, questi dovrebbero essere i quattro, forse più piccoli dei quattro. Devo andare a prendere il calibro, vabbè, insomma, color salmone, molto carino, bello, bellissimo, che tra l'altro per questo l'hanno aggiunto all'ultimo minuto, perché i premi erano questi, poi sì, dai, aggiungiamo questo, aggiungiamo quello, e quindi hanno aggiunto questo filo di cipollotti. Poi, questi tre moschettoni, due argentati e uno dorato, molto carini, guardate che carini. Tutte cose che poi voi trovate sul sito, ecco. E poi gocce, 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 come se piovessero gocce dal cielo. E allora, parto da quali? Parto da questi. Questi sono trasparenti e le voglio aprire perché sono molto carine, le avevo viste in video. Sì, ce la puoi fare, Tiziana, dai. Eccole. E sono trasparenti. Sono attaccate. Trasparenti, un po' come
Ecco, sapete cosa mi fanno pensare? Al ghiaccio, come se fossero dei ghiacciolini. Vedete che sono un po'. Questa cosa, metti a fuoco, dai, caldo sotto. Ecco, metti a fuoco. Vedete che sono un po'. Proprio effetto ghiaccio. Qui con questa finitura così. Belle, molto carine, grazie. Poi ci sono queste lucide e queste satinate. Allora, lucide. Belle, 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 belle. In tutti questi colori hanno abbondato, veramente non si sono risparmiati. C'è questo azzurro qui che va sul turchese, bellissimo. Questo che poi ho anche ricomprato perché mi piaceva tanto, che è tipo un saffiro chiaro. Poi ci sono queste verdine, le rosa. Tutto qua, poi queste, aiuto, queste sono bellissime perché sono un colore salmone chiaro. In video si vedono leggermente più scure, ma sono un po' più chiare, sono veramente molto belle. Queste sempre colore albicocca più chiaro, lilla, rosso, arancio e giallo, bellissime veramente, molto molto belle. E poi ci sono queste, mamma mia. Apri, 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 apri. Queste sembrano caramelle. Io ho fatto un'altra cosa, sono a dieta da oggi di nuovo per l'ennesima volta. E quindi sono nella prima settimana veramente strong. E ho fame, ho sempre fame. E oggi ancora di più e mi verrebbe voglia di assaggiarle. Perché sembrano caramelle, sono vellutate, sono bellissime, sono proprio. Ecco, la To Do chiamava questi prodotti così con finitura touch me, proprio perché viene da toccarle. E sono bellissime, bellissime, veramente. Guardate che carine. Questi colori vellutati, belli, 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 belli. E poi ci sono le perlozze, quelle grosse, 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 grosse. Eccole qua. Sentiamo come sono. Le apro anch'io per la prima volta. Beh, cioè, è un esperimento sensoriale, veramente bello, bello toccarle. Belle, ve le consiglio, compratele perché sono belle. C'è questo qui blu, fantastico. Questo verdone, che è una favola, veramente. Poi anche queste robe. Belle, belle tutte, veramente. Grazie, grazie di cuore. Mi soffermerei ancora perché sono veramente tanto, tanto emozionata. Lo ero quando ho vinto, lo sono adesso. Ma voglio farvi vedere anche le cose che ho comprato e non voglio fare un video iper, iper lungo. Ma veramente grazie, grazie di cuore, grazie. Vi metterò anche il link sotto perché merita di essere visitato questo sito. Fantastico. Ok, allora ho preso sempre queste perle qui che sapevo che mi arrivavano in blu, ma mi piacevano, le ho prese in abbondanza. Di queste qui sono quelle che appunto sapevo che mi arrivavano in azzurro. Queste ne ho prese, sono impacchetti da 4. Ne ho prese di questo qui, ecco, vi dico il colore: blu, goccia resina. Questo è il codice. Sono favolose queste, prendetele, prendetele, sono bellissime. Poi, sempre di questa serie, ho preso appunto in più le lilla e le verdi. E poi le sto girando. Voi non mi vedete, ma fuori dalla videocamera continuo a far così. Ok, poi ecco, gialle. Gialle ne ho prese in abbondanza perché ho intenzione di fare un regalino a una persona, una donna, una ragazza che adora il giallo. Rosse. Rosse, Monica, ti do un paio di gocce rosse. Ne vuoi? Ok. E poi, belle, allora queste sono satinate come quelle lì che avevamo visto così, però sono piatte e sono molto molto carine, verde e verde acqua, una favola. Poi ci sono queste grosse, un po' più grosse, perché vedete come sono le altre così, un po' più grosse, sono di un colore eccezionale, sempre blu-viola. Qual era l'altro blu che dicevo? No, quello era blu. Questo è blu viola. Questo è il codice e sono dal vivo eccezionali. Poi io le ho prese in rosa. Eccole qua. Queste qua, che belle che sono. In bianco, questo è il codice e sono così.
favolose. Sapete che sto facendo una linea sposa e quindi le utilizzerò per quelle, poi per quest'estate comunque anche per chi non si sposa il bianco. Bellissimo. Queste molto belle in grigio, metallizzato, grigio scuro metallizzato. Queste sono una favola. E sono in questo è il codice in bordeaux, però in realtà non è proprio bordeaux scuro, è tipo un bronzo chiaro rosato metallico. Ve le consiglio, provatele perché sono veramente belle, eccezionali. Stessa finitura per queste qui che hanno solo il foro di sopra in rosa, le ho prese in lilla e nero, bellissime, e ancora una volta in bianco, sempre per la mia linea sposa. Poi ci sono queste, sempre stessa forma, però lavorate così si vedono. Dai, su, rispondetemi. Sì. Allora, e sono perla goccia con fiori in rilievo fucsia, belle. Poi ho preso sempre come gocce queste, sempre bianche per lo stesso scopo, e queste gialle che ancora sul sito non ci sono. Probabilmente al momento in cui caricherò il video o subito dopo, perché insomma sul canale poi rimane, saranno inserite. Per cui, però se non, guardate, veramente sono bellissime, sono piatte, hanno il foro da parte a parte, ve le consiglio, e ce ne sono in tantissimi colori. E se non sapete che codice è, io non ve lo so dire, chiedetelo direttamente, mi metterò appunto sotto il link del sito e vi diranno quelli, insomma, che mi hanno mandato il regalo quali sono. Poi ho preso questi charms a forma di mongolfiera per attaccarli su qualche lavoro di soutane. Stesso discorso per queste farfalline gialline che sono bellissime, e per questi fiocchetti in rosa. Veramente carini. Poi ho preso delle monachelle, sto andando velocissimo, dovrei farvele vedere meglio e descrivermele meglio, perché veramente è un'emozione avere questa roba qua, però dobbiamo andare un po' veloci. Queste molto molto carine con le farfalle, e poi queste con questo codice che sono fatte in questo modo, come direbbe Cristina, piccine picciò, ok? E non contente, mi hanno fatto anche il regalo, ok? Cioè, ci volevano il regalo sul regalo con il loro bigliettino. Ma poi guardate che carine le bustine. Allora, thank you. Thank you, lo dico io a voi, ragazzi. E questo qui è il loro bigliettino. Veramente grazie, Annalisa, grazie. E qua mi hanno dato altre 4 gocce rosse. Quindi anche queste le dividerò. E poi questi. Sembravano legno, non so, forse sono plastica, resina, non so, però veramente carine, molto molto carine. Poi queste foglioline qui, io sono stracontenta ovviamente, perché intanto alcune cose appunto gran parte le ho vinte, ma poi anche per il rapporto che si è creato con Annalisa, che è stata veramente carina, mi ha scritto, io le ho scritto, lei subito è stata gentile, veramente quel che si dice, un rapporto umano che insomma magari non ti aspetti, no, da un sito, ce la posso fare, metto dentro tutto, da un sito di e-commerce, e invece no, qui c'è sia il prodotto, il prezzo, e c'è anche il lato umano, che è veramente roba non da poco. Poi io le ho fatte un po' disperare perché volevo delle cose che appunto non c'erano ancora, non erano caricate sul carrello, e quindi ho fatto perdere un po' di tempo, e di questo me ne scuso, però insomma ne è valsa la pena, perché guardate qui che po' di roba, tra quello che mi hanno regalato e quello che ho aggiunto io, approfittando appunto delle spese di spedizione gratis, e sono stracontenta. Però dico anche che qualcosina di questo l'ho già promesso a qualcuno. Questo qualcuno lo sa, non lo voglio dire a chi, poche cose, però perché penso anche che sia bello condividere, quando ti capita una cosa bella, condividerla anche con gli amici, insomma, no? E non tenersi sempre tutto per sé. Quindi qualcosina, a parte Moni che ti ho detto ti do delle gocce rosse, se vuoi ti do anche due rosse di queste che... Queste qua sono belle, 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 sembrano confetti. E poi qualcos'altro delle altre mie amichette.
E probabilmente farò scegliere loro un paio di gocce l'una. E poi a un amico di Facebook. Alla faccia delle amicizie virtuali che sembrano essere. Intanto è partita la lavastoviglie, scusate. Sembrano essere amicizie da poco. Io invece ne ho diverse e sono contenta di averle. Ho conosciuto anche persone veramente speciali e ogni tanto qualche regalino, specie poi se si vince. Come in questo caso bisogna anche farlo. Quindi grazie di nuovo al sito Perline Fimo e Co per questa grande sorpresa che mi è stata fatta e ci vediamo presto. Un bacio a tutte. Rimanete collegate sul sito, mettetemi un pollice su se vi è piaciuto questo video e rimanete collegate perché prossimamente ho in mente di fare delle cosine carine. E anche qualche giochino a premio. Ok, ciao, ciao, ciao.